Cari amici di Opera Classica e di Eco Italiano, ho l'onore e il piacere di essere nel camerino del basso Goran Juric. Ciao Goran e Ciao grazie. Serena, mi fa piacere. Allora, ieri c'è stata la prima della tanto discussa Lady Macbeth, diretta dal maestro Valjoha. Com'è andata? Le tue impressioni? È stato un bel successo nonostante le critiche? Com'è andata? Quali sono state le tue Eh sì, impressioni? quindi noi aspettavamo veramente di tutto, perché con un pezzo del genere, come la Lady Macbeth del distretto di Mtsensk di Shostakovich, sempre si aspetta di tutto. Quindi, però è stato veramente un successo. Mi pare di aver commosso la gente, il pubblico, e quindi alla fine abbiamo ricevuto degli applausi veramente caldi, così. È stata un'opera anche un po' all'insegna delle critiche, poiché è stata sconsigliata ai minori di 14-18 anni, insomma, hanno detto queste sono le informazioni che sono veicolate, e anche per delle scene molto crude, violente, tra cui quella dello stupro, insomma. Poi ci sono anche altre scene Sì. abbastanza crude. Tu, da artista, come hai reagito a queste critiche e come le hai vissute, insomma, e come le hai vissute poi sul Sì, palcoscenico? allora soprattutto bisogna sempre informare sia gli artisti che la gente, il pubblico, bisogna sempre con un pezzo del genere, bisogna sempre fare una bella introduzione, spiegare il perché, cioè perché facciamo certe cose. Cosa esprimono queste cose? A che servono? Quindi, certo, se tu dici, ah sì, non andare lì perché ci saranno le scene di nudità, che ne so io, così è sempre una cosa così un po' forse isterica, ma bisogna sempre calmare il tono, vedere cosa c'è, cosa si rappresenta, a che serve la rappresentazione e così. Soprattutto, secondo me, sarebbe ottimo chiedere proprio alla cantante che aveva fatto la scena dello stupro, come lei, cosa direbbe lei, diciamo, di questa cosa. Io da uomo posso esprimere il mio parere, però bisogna chiedere veramente alle donne, sia la cantante, sia le donne che lo guardano, cosa pensano loro, e poi chiedere a tutti gli altri. Quindi secondo me se c'è un motivo artistico, intellettuale, allora valido, argomentato, allora certo sì, perché l'arte non può avere dei limiti così che la, diciamo, non lo so, piccola borghesia non si offendesse. Ecco, in questo senso. Però bisogna sempre educare tutti, tutti, anche gli artisti, non solo il pubblico, perché non siamo noi, diciamo, possessori delle conoscenze, delle somme conoscenze. Bisogna sempre educare tutti quanti dobbiamo muoverci verso il futuro, non soltanto verso il futuro, ma anche dobbiamo conoscere le problematiche, i conflitti. Della nostra quotidianità, del nostro al giorno d'oggi, ecco. E che ne Questo. pensi del fatto che fosse stato sconsigliato ai ragazzi molto giovani? Sei d'accordo oppure pensi che comunque Ma era non. guarda, io non sono un pedagogo, non sono, sai, non so cosa dirti in questo senso. Certo, per i minorenni, comunque io non esporrei i minorenni forse a quest'opera, perché ci sono altre opere che esprimono altre problematiche, diciamo, giuste per la loro età, e quindi io direi che quest'opera è forse più per gli adulti. Ecco, io direi così. Perché veramente c'è una scelta di opere, veramente puoi scegliere tutto quanto, forse secondo me io non esporrei i I minorenni a ragazzi, quest'opera, ok, in assolutamente. maniera graduale, insomma, quindi Graduale, partire da altre assolutamente, opere. no? Cioè, non Ok. è. Allora, si sa che si comincia con il flauto magico, quindi poi si O magari la prosegue. È un. Cenerentola. Certo, ci vuole un po' di così di introduzione, quindi è roba molto difficile, molto pesante, quindi per i bambini
è meglio un altro tipo di opera, Sì. insomma, un'altra tipologia di Come opera. piccoli bambini, ad esempio, se tu chiedi ad un piccolo bambino di disegnare, non so, pallone che si muove o che ne so io una cosa che si muove, loro non disegnano il pallone, non disegnano l'oggetto che si muove, ma disegnano proprio il La scia, movimento. sì. Ecco, anche qua in questo senso, se tu esponi i bambini ad un'opera del genere, loro non vedranno Quello che può la vedere un sostanza, vedranno solo i movimenti, vedranno solo l'aggressione e questo non va bene, bisogna capire. Perciò io penso non sia un'opera Per bambini. per sì. Ok. E com'è andata la collaborazione con il maestro Juraj Valčuha? Col maestro Jure Valčuha, quindi si lavora benissimo. Io veramente, ecco, è la prima volta che sto lavorando con lui. E quindi ieri è stata la prima recita nostra. E quindi la prima cosa, la prima impressione era: lui ha dato tutti i segnali a tutti, ai cantanti, ai musicisti dell'orchestra. Quindi una capacità di dare i segnali affascinante, veramente dava tutto a tutti. È un'opera proprio complicatissima. Quindi io ero stupito di questa capacità sua di tenere veramente tutto nelle proprie mani. Era era un appoggio incredibile, Un punto di riferimento, una veramente un guida. appoggio per tutti noi che teneva tutto, un'opera del genere, che comunque va tenuta nelle mani, però lui l'ha tenuta in un modo affascinante, che dava tutti i più piccoli segnali, ecco, attacchi, tutto quanto. Alla fine tantissimi applausi, ti sei emozionato? Sì, no, era veramente. Poi noi siamo tutti emozionati dopo questo pezzo. È un pezzo Difficile. pesante, non solo per il pubblico, ma anche per noi interpreti. E certo che un ricevimento caloroso da parte del pubblico è certo che ti dà qualcosa, cioè viene Certo. appagato, quindi. Però non è la prima volta che canti al San Carlo, ma hai No, debuttato lo scorso, un paio di mesi fa. no, era qualche settimana fa, Qualche ecco, settimana fa, qua, sì, a era marzo. il 17 marzo, Marzo, ecco, ok, quindi sì, neanche un mese fa hai debuttato al San Carlo nel Mosè in Egitto. sì. Allora, ti chiedo prima di tutto, la prima volta che vedevi Napoli oppure no? Quindi sono stato a Napoli 16 anni fa, però avevo fatto il Da turista, ecco. turista. Poi da cantante, quanta emozione ti ha dato vedere il No, San veramente Carlo? il teatro di San Carlo è un tempio della lirica, quindi ci sono tanti teatri in Italia, però alcuni come la Fenice, la Scala, San Carlo e tanti altri sono veramente templi della cultura. E quindi la prima cosa, cioè vedere sto teatro, sapendo che il Rossini stava seduto in barcaccia lì, è una cosa affascinante, proprio una cosa emozionante. E quindi cantare Mosè in Egitto, opera sua, in questo teatro dove è stata la prima assoluta, quindi è veramente stato un onore, immenso onore, Poi sì. c'era un cast stellare, No, erava veramente un cast, ecco, sì. bellissimo, sì, anche come in Lady Macbeth, sì. Assolutamente. Quindi veramente una combinazione così un po' eclettica, diciamo, di Shostakovich e di Rossini, Sì. che però non è la prima volta che ho avuto questa, diciamo, questa combinazione, perché quasi un anno fa ho fatto Mosè in Egitto, nel Festival di Bregenz in Austria, e allo stesso tempo facevo Lady Macbeth di Shostakovich al Teatro Nazionale di Baviera, alla Bayerische Staatsoper. Quindi hai una grande esperienza in Sì, quindi ho quest'anno. fatto, ad esempio la sera ho fatto Lady Macbeth a Monaco di Baviera, poi ho preso la macchina e ho fatto la matinée di Mosè in Egitto a Bregenz. Quindi ecco, questa combinazione di Shostakovich e Rossini mi è già capitata, quindi Come ti sei ecco. sentito appunto a cantare nel teatro San Carlo? Hai alla fine magari gli applausi o durante Cioè qualche l'acustica, emozione hai certo provato? noi
Noi cantanti siamo sempre un po' ossessionati dell'acustica, dell'aspetto, non cioè dell'aspetto acustico dei teatri, quindi ah, se è secco, se non è secco, se la voce corre bene, se non corre bene, così. Comunque qua si canta da Dio, veramente un'acustica eccellente, proprio di prima qualità. No, Ti sei sentito insomma a tuo agio? veramente, proprio, mamma mia, canti e... Ti senti libero. È stata una bella esperienza, Veramente insomma. un'esperienza bellissima, devo dire. Sono stato, ecco, veramente. Sono stato molto felice di aver cantato qua a Mosè e adesso che sto facendo Lady Macbeth, Tu però come hai iniziato il tuo percorso nel mondo musicale? Come hai scoperto di avere una voce da basso? sì. Ma comunque a me piaceva sempre cantare, cioè, non lo so, canticchiare così. Io non vengo da una famiglia, non so, legata alla lirica, la musica si ascoltava alla radio, in TV, così. E niente, poco a poco mi ero messo a cantare in alcuni cori, e niente, hanno scoperto che ho la voce molto forte, così presente, e mi hanno consigliato di fare le lezioni di canto, e quindi a 16 anni, mi sa. Ho iniziato a prendere le lezioni e così poco a poco. Il primo ruolo che hai debuttato? Ecco, il primo ruolo era proprio 10 anni fa al Teatro Nazionale di Zagabria, la capitale croata. Era Plutone nell'Orfeo di Monteverdi. Ecco, Monteverde. proprio Monteverdi come, Sì, e ecco, poi come da lì prime che altri figure. ruoli? Non ti chiedo tutti i ruoli, però almeno Sì. quelli che ricordi. Quindi io ho debuttato, ero ancora all'università, cioè l'ho debuttato da studente. E quindi, ecco, ho studiato all'università di Zagabria, canto lirico, ho studiato la lingua e letteratura italiana e la fonetica generale. Quindi ero tutto il giorno all'università, poi la sera alle prove, quindi avevo, non so quando dormivo adesso. Veramente, mi sto chiedendo adesso, 10 anni dopo, mamma mia. Però quando si è studenti, guarda, è tutto più facile. Tra i ruoli che hai debuttato, sì. Quindi ho fatto, diciamo, un po' di barocco, certo, ecco, Monteverdi, un po' di Rameau, ho fatto tanti Messia, ad esempio, di Handel. Quindi io ho iniziato con la musica barocca, devo dire, ecco, Una con la bella musica. palestra. Sì, ecco, con la musica barocca, quando la voce è ancora giovane, questo fa benissimo alla voce. E poi certo, la continuazione naturale Mozart. Io ho cantato tante volte Sarastro, ho fatto tante volte Flauto Magico e per un basso veramente Tocca un sana. alfabeto, esatto, Sì. un alfabeto per formare la Sviluppare, voce, sviluppare, esatto, sì, per formare, per dare una modellarla. cornice, una bella Sì. cornice alla voce. E quindi ho fatto anche alcuni ruoli ecco, di Rossini, ho fatto Mosè in Egitto, poi Walter Fürst in Guglielmo Tell, poi ho fatto Raimondo in Lucia di Lammermoor, poi ho fatto, ecco, poi Roveso in Norma, per quanto riguarda, ecco, Rossini, Bellini, Donizetti. Sì. Poi ho toccato anche, diciamo, alcune opere di Verdi, ho fatto Sparafucile, Ferrando, Banco, così, ecco. Tantissimi, Sì. tantissimi. Ma ti è mai capitato sul palco di emozionarti Sì, cantando un ruolo? Sì. certo. Ad esempio, quando si fa Puccini, questo viene proprio, escono le emozioni come il Immagino miele. in colline. Sì, Colline, poi anche Timur, che anche Timur ha una bellissima aria alla fine che veramente io piango davvero lì, sempre piango davvero, perché è veramente una musica, una scena, cioè una cosa così forte che tu non puoi non piangere. Io piango. Veramente piango, cioè mi escono le lacrime, è difficile, diciamo, Trattenerti. trattenersi. Anche Colline, cioè quell'aria alla fine, la romanza di Collina, Vecchia no, sì, zimarra. veramente come, ecco, come uno stampo alla fine, ecco, amen dell'opera, è Sì, veramente sì, quest'aria. Perché sì. Colline è filosofo, quindi lui dà questa cornice
diciamo, filosofica, filosofica. ecco, dell'opera. Ha interiorizzato il problema e Ecco, attraverso quest'aria riesce a far capire tutto quello che prova. sì, Sì. ecco, sì. Ma c'è un ruolo preferito oppure no? Sono tutti i tuoi ruoli preferiti, quelli che canti? Ma guarda, noi cantanti siamo cantanti, ma siamo anche melomani, siamo anche, cioè, siamo anche, Appassionati, dei esatto, appassionati. quindi, certo, ci sono, io da basso, adesso ho 34 anni, devo aspettare parecchio per alcuni ruoli, Per bisogna, maturare la voce. certo, bisogna mangiare tanti fagioli fino a, ecco, Tanti. fino a certe scelte, quindi, sì, ma... Ecco, diciamo i ruoli che sto facendo adesso veramente ne sono contento in un modo Sono incredibile. bellissimi i Sì, cioè ruoli. cantare un banco, cantare un Ferrando, non so, un Ramfis, uno sparafucile, veramente per me è una gioia incredibile. Cioè, diciamo i soprani della mia età, i tenori, i baritoni, cantano già proprio ruoli titolari, cioè, quindi io da basso devo aspettare, perché le nostre voci come... Anche, diciamo, le voci diciamo, dei cantanti che cantano il repertorio drammatico, bisogna sempre aspettare. Le Certo. voci basse e le voci drammatiche hanno tempo. Bisogna sviluppare perché le nostre corde sono più cicce, più grandi, quindi Bisogna aspettare il bisogna tempo. aspettare che maturino. Infatti, si dice che il basso abbia anche la carriera più lunga Più rispetto. lunga, Sì. sì, veramente. Io ho iniziato molto giovane, quindi io ho già fatto tanti ruoli per la mia età. Ma comunque, per le certe scelte io sto aspettando per uno Zaccaria, ad esempio, così Boris. Ecco, Sì, sono più in là anche sì, c'è bisogno di uno sviluppo diverso, certo, ovviamente. perché io da un uomo giovane non posso, diciamo, andare così profondamente con un certo tipo di emozioni. Bisogna aspettare, non bisogna fare tutto quanto. Sì, ecco, Insieme. cioè. Ma se tu dovessi descrivere così spontaneamente la musica, per te cos'è? Nella tua vita cos'è? Cosa potresti dire spontaneamente? La cosa più importante della mia vita, ecco, onestamente, veramente una vita che, una cosa che completamente dirige la mia vita, ecco, sì, Cioè, nel dirlo mi hai fatto sì, no, emozionare. Ti veramente, sei no, emozionato, mi no, sono ma no, no, emozionata guarda, anch'io. no, ti dico la verità, perché io sono anche un lavoratore, questo è il mio Sì, ma lavoro, lo hai detto con un'enfasi che hai sì, emozionato anche. ecco, scusami, non No, è volevo... meravigliosa questa cosa No, perché la musica ha bisogno di esponenti come voi che amate sì, no, così veramente visceralmente, è la prima cosa, devo no? dire, in modo Complimenti. semplice, senza esultazioni, senza... Complimenti, Sì, no, no, Goran. no, veramente, perché ti dico in senso pratico, per calmare un pochino, per togliere... Io viaggio sempre, cioè noi cantanti siamo ogni 2 mesi in un'altra città. Allora, perché facciamo questa cosa? La musica. È Ecco, vero, hai è la musica, ragione. cioè nel senso di logistica. Noi siamo. Io quando mi sveglio, io non so dove sia. Ah, il sole viene. Ah, la finestra è qua. Ma dovrebbe essere Sei di là, lì. non mi ricordo più dove ero ieri. Ma sono a Monaco di Baviera dove vivo, sono a Roma, ma dove sto? Quindi veramente non mi sei. E perciò non soltanto per le emozioni, per le certe scelte, certo, ma anche per questo, diciamo, fatto logistico. Quando fai statistica di un anno, dove sei stato, cosa hai fatto, e quando ti chiedi del perché, il perché la musica, È ecco. vero, è vero. Goran, ci puoi dare qualche anticipazione su progetti futuri che ti vedono protagonista? E poi magari ci dici le date in cui canti ancora qui a Napoli per Lady Macbeth. Ecco, per quanto riguarda i progetti futuri, io sto proprio per trasferirmi a Stoccarda. Io ho appena finito un contratto fisso a Monaco di Baviera, sono stato fisso 6 anni alla Bayerische Staatsoper. Mi hanno offerto un contratto residenziale al teatro di opera di Stoccarda, e quindi mi sto per trasferire lì. La mia prima opera a settembre sarà Lohengrin di Wagner, ecco, e io canterò König Heinrich, ecco, Complimenti. il re Enrico, uccellatore, e poi farò Oroveso in Norma, farò Colline, la Bohème, e così, ecco, Tanto. sì, tante cose a Stoccarda, ecco, perché
dato che sono basso, devo aspettare ancora un pochino e quindi bisogna così mantenere la voce in buona condizione, così. Invece per l'ale di Macbeth ci sono altre date? Sì, Che certo, date ecco, hai? ieri abbiamo avuto la prima e quindi la prossima, perché io non so a memoria, quindi c'è Sì, ah, il questo, foglietto di l'ale di ecco, c'è questo Macbeth. foglietto. Allora, la prossima è mercoledì 18 aprile, poi venerdì 20 aprile, sabato 21 aprile e domenica 22 aprile. Quindi mi Quindi raccomando, domenica, ecco, mi raccomando, comprate il biglietto. venite, venite, così. Altri progetti di cui puoi parlarci oppure per il momento Per il momento ecco questo, è in fase, quindi sì. io ti auguro davvero tantissimi Grazie. successi ancora, magari sono andati anche a Napoli. Grazie mille, e magari, Sei stato speriamo. applauditissimo, anche la critica ti ha tanto apprezzato e quindi Grazie. ti auguro di tornare presto a Sì. Napoli. E ti volevo chiedere questo triplice saluto. Allora, nella tua lingua madre, se puoi, Certo. in italiano per gli amici di opera classica del mio programma Certo. e in spagnolo per gli amici in Argentina. Sì. Va Ecco, allora in croato prima. bene. Panista, evo, puno pozdrava svim prijateljima, poznanicima, kolegama, obožavateljima iz Hrvatske i šire, znači svim ljudima koji razumiju ovaj naš jezik. Ovo, evo, sad se nalazim u Napulju, predivnom gradu, tamo sam otpeo Mojsija u Rosinijevoj operi Mojsija u Egiptu, a sada pjevam pijanog svećenika u operi Lady Macbeth, okruga Mcensk, Dimitrija Šostakovića. Evo, ako slučajno neko još stigne doći na koju predstavu, dobrodošli. Ecco in croato. Ok, ed italiano? In italiano, ecco. Tantissimi saluti a tutti gli amici della lirica. Ecco, sono veramente contento di cantare nella stupenda Napoli. Veramente questa città è una città speciale che affascina in mille modi. Sono contento di cantare in questo tempio della lirica e quindi veramente mi fa piacere vedere la platea piena zeppa di gente. Quindi venite, 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 ci sono ancora quattro recite della Lady Macbeth, quindi ecco, benvenuti. Un saluto agli amici di Opera Classica. Opera Classica. No, Opera classica, scusami, ho sbagliato! no, hai detto bene. Ho detto bene, ah, Sì, i saluti. ok. Sì. E invece in spagnolo per gli amici in Argentina? Sí, pues muchísimos saludos a todos los amigos en Argentina, en toda América del Sur, a toda la gente que ama la ópera. Estoy aquí en esta ciudad estupenda, maravillosa, hermosísima. Estoy cantando Lady Macbeth del distrito de Mtsensk, di Dmitri Shostakovich. Ecco. Ecco qui. Podemos ver un pochino della letteratura, un poco di, ecco. Pues, tantissimo, muchísimo saludos a la gente in Argentina, pues, non so che aspettano al dire. colon, dai. Sì, me gustaría. Grazie per aver partecipato al mio programma Opera Classica, ti auguro il meglio e tanta buona musica. Grazie Serena per avermi invitato, per aver, cioè, che abbiamo fatto questa bellissima intervista. E niente, ecco, vi aspettiamo tutti a San Carlo di Napoli. Venite, venite, venite. Ciao, grazie. Ciao!